che hanno appena scambiato palla, e poi Porfirio che gioca come esterno di sinistra. Ancora si è tutelato il tecnico con altri due difensori in centrocampisti, che hanno soffrutto anche tutte le loro conoscenze in questi primi due turni, dimostrandoli importantissima per entrambe le squadre, che sono comunque le due squadre in testa al girone. Bini si accentra, torna indietro, serve Pedro, che è uno dei quattro giocatori nati nel 2003, schierati oggi nel... ...che è molto veloce, esattamente come tanti angolani. Pallone perduto sulla sinistra, che Luan, e poi Brasile che si salva in qualche modo e fa ripartire la sua azione. Teles Magno non riesce ad andare, fallo calcio. Diverse già le novità tattiche che stiamo notando rispetto alle formazioni che sono state mandate in grafica, dove spieghiamo tutto. Ma anche e soprattutto dai addetti ai lavori, molti osservatori in tribuna, molti talenti sotto osservazione. Pedro prende il pallone, Sini, che poi lotta per riguadagnarlo, va giù, l'arbitro per un attimo mette il fischietto in bocca, poi lascia proseguire. Stamenic, apertura sbagliata. David di testa, Cabral alza il pallone, interviene ancora Pedro, poi lo recupera nel secchio di... qualcuno ha in qualche modo pronosticato che possa davvero avere un grande one, battuta lunga a cercare il taglio, che è riuscito perfettamente, Diego che prova a farla passare, steso ai 20 metri, calcio di punizione. Sale il tifo brasiliano, mentre si fa male Cabral. Teles Magno, sostenuto dal pubblico, se ne va Teles Magno, che è velocissimo, non riesce però a saltare l'intervento in scivolo. Capita, maestro. Lo scambio con Pedro. In patria, selezionatore dell'Under 17 dall'aprile del 2018. Buono l'intervento di Pedro. Di più e ha fatto meglio Angola, che è partito bene, poi ha tirato un po' il freno, e adesso ha scelto Cambila ad andare sulla palla, che era anche leggermente lunga, e a farla sua. E allora adesso riparte l'Angola, situazione nel... Pedro, Porfirio, la sfiora di testa Beni, la prende Hamilton. Stamenic con i piedi, Cambila, Cabral ancora di testa, palla rimessa in avanti, la spinta di Porfirio, direttore di gara dice no, e questo fa il paio con tutte le altre volte, il metro identico, se vede volare non fischia. Palla giocata all'interno, ci prova ancora l'Angola. Il calcio di punizione che arriva dentro l'area di rigore, occhio la palla fuori, Pedro con il destro, respinta di Naker, possibilità di ripartenza già frenata per la Nuova Zelanda, adesso Van Attam che però deve ricominciare.